Buonasera a tutti, sono conosciuto anche come Massimo Michele Guerrieri, questo è il nome che io, mio nome che completo, che ho utilizzato per la trilogia, quando ho scritto la trilogia sul nuovo ordine mondiale. Stasera però parliamo di piano B e piano C e di un possibile trasferimento in Tanzania o a Zanzibar. Io vivo qua da circa un anno e mezzo e mi sto trovando piuttosto bene. E naturalmente in questo intervento io faccio una panoramica della situazione esistente stasera dal punto di vista diciamo delle opportunità di investimento e anche opportunità di lavoro e per quello che riguarda la regolamentazione dei visti, perché naturalmente questi due aspetti sono un pochino quelli centrali, no? Allora, io naturalmente do il benvenuto a tutti e a tutte. Stasera abbiamo un ospite speciale, lo definisco così, che comunque ci segue sempre, Franco Lazzarini, che è stato un amico che mi è venuto a trovare nel marzo-aprile dello scorso anno e poi ha deciso di comprare una proprietà a Zanzibar. E finalmente pochi giorni fa si è spostata a Zanzibar e quindi in questo caso interviene da Zanzibar. Se avete le domande particolari, potete, soprattutto per quello che riguarda Zanzibar, potete sicuramente farle anche a lui. Lui è a disposizione. Grazie Franco, buonasera. Allora, dunque, ci sono sicuramente delle signore, riconosco, anche Giuseppe, che hanno partecipato anche in passato. Tanto anche il volume fa capirci. Mi sentite bene, vero? Mi sentite? Sì. Ok, Sì. benissimo, benissimo. Benissimo, grazie, grazie. Allora, c'è nessuno che ha delle domande? Anche così per partire, poi dopo magari intervengo io e parliamo del resto. Una domanda anche così molto generica, anche una domanda di cronaca, diciamo una domanda, una cosa che è venuta Sì, fuori io ho recentemente. una domanda. Prego, Una prego, domanda. Franco. C'è ancora la possibilità di uscire dalla lista dei cattivi? Sì, certo che c'è la possibilità. Ah, Ovviamente allora, adesso c'è solo. quando ci vediamo ne parliamo allora, ok? Sì, allora grazie Franco. Approfitto di questa cosa per dire che io ho la possibilità, per tutti coloro che sono, per esempio, contro le vaccinazioni, probabilmente, bisogna sempre usare il condizionale, la soluzione. Quindi, se c'è magari qualcuno che è particolarmente interessato, sensibile a questa cosa, mi può contattare e io gli fornisco tutte le informazioni necessarie. Va bene? Benissimo. Allora, dunque, vediamo un po'. Per quello che riguarda le opportunità, beh, io ho la mia specializzazione molto importante, no? Che qua, parlavo prima con un'amica, non mi ricordo se era Erika o Elena, non importa, che dicevo, se andate all'estero state bene attenti alle persone alle quali vi affidate, state attenti agli avvocati, perché gli avvocati cosa vi fanno? Un avvocato non ha importanza dove andate, vi segue soltanto per il visto, basta, non vi fa nient'altro, non vi trova l'alloggio, non vi trova la scuola per i figli, non vi dice, le cose normali, così, una chiacchierata normale e quindi non vi può dare un grande aiuto. Avete bisogno sicuramente di un punto di riferimento e il punto di riferimento può essere una coppia, può essere una signora, un signore, non ha importanza. È molto importante che sia affidabile, perché se invece di essere una persona seria e affidabile è un furbacchione, voi naturalmente vi trovate in difficoltà. E purtroppo, io ve lo dico, dopo esperienza in Italia, ma anche dopo 20 anni di New York e un anno e mezzo qua, bisogna purtroppo stare attenti agli italiani all'estero, perché non tutti sono seri. Allora, investigate bene il background del soggetto, vedete quello che ha fatto nella vita. Naturalmente vi dirà, no, anche lui, ho fatto qui, ho fatto là, però in linea di massima
State veramente molto molto attenti. Questa è la priorità assoluta che vi dovete dare. Trovare un interlocutore valido e affidabile, di esperienza e che conosce il territorio, no? Che conosce grosso modo già tutta la regolamentazione, eccetera. Pabasti mia, buonasera, benvenuto. Allora, sto parlando delle opportunità. Quindi una volta trovato quello, avete già fatto moltissimo. Avete già fatto moltissimo. Va bene? Le opportunità ci sono qua, ci sono. Vediamo di elencarle a grandi linee. Io ho messo insieme il piano B, che diciamo, è stato messo insieme in particolare per piccoli, medi, grandi investitori o imprenditori che vogliono venire qua a fare business, e poi per coloro che vengono qua a cercare lavoro. Allora, parliamo subito di quelli che vogliono venire qua a cercare lavoro. Allora, si richiede naturalmente una conoscenza dell'inglese media, non medio alta, media, perché il tanzaniano parla l'inglese, però lo parla un po' alla buona, non è, non c'è bisogno di avere un livello eccelso. Però è necessario avere una specializzazione importante, soprattutto nella tecnologia. Io faccio sempre l'esempio dell'elettrauto, no? Figura dell'elettrauto. Meccanico, c'è cioè il meccanico di macchine, no? E poi c'è l'elettrauto, perché oggi è tutto elettronico nelle macchine. E qui ci sono le macchine, ci sono tanti meccanici, ma non ci sono elettrauti. Ci sono meccanici che sanno usare il software, per esempio, per fare il setup alla macchina, per sistemare la macchina quando ci sono dei problemi. Tutte elettroniche le macchine. Quindi un elettrauto non è che sia un super professionista, con tutto rispetto che dobbiamo agli elettrauti. In questa categoria di persone possono venire sempre con un po' di soldi in tasca e avere delle ottime opportunità di lavoro, sia a Zanzibar che in Tanzania. Se vanno a Zanzibar, se essendo italiani, sono un pochino più facilitati, perché l'isola è abbastanza piccolina e se si sparge la voce che c'è un elettrauto italiano, in 24 ore è già pieno di macchine. E poi parla anche italiano e quindi inizia subito a lavorare. Ecco. Se è invece in Tanzania, è una situazione un pochettino diversa, perché la Tanzania è un grandissimo paese, un po' più dispersiva, e quindi si ha delle caratteristiche che si confanno a coloro che vengono per fare grande impresa. Quindi, parlando appunto di investitori, diciamo che il piccolo, eventualmente medio, può andare anche a Zanzibar. Il grande investitore che viene qua per creare una grande azienda, una grande struttura, deve andare in Tanzania, inutile che vada in un'isola. Questo è buon senso, va bene? Per chi vuol venire, appoggio a dei professionisti che si chiamano entrambi Stefano. Uno opera principalmente in Tanzania, esperienza, lavora a grandissimi livelli, posso dire, costruisce alberghi, fa compravendita di terreni, insomma, a un certo livello. E a Zanzibar mi appoggio allo studio legale e commerciale di Stefano Todisco, che è il console onorario, il quale ha anche un piccolo complesso, gestisce un piccolo complesso di 10 stanze con ristorante e bar, si chiama al 27, sarebbe l'hotel dell'aeroporto, del ristorante vicino all'aeroporto, con il quale ho fatto un accordo, e quest'anno i miei clienti, tutte le persone che mi verranno a trovare, ora vi spiego come funziona, li sistemerò principalmente lì da lui. Tenete presente che una stanza dalla stagione. In questo momento ho due visitatori, cioè un singolo Luca e una coppia che viene da Montecatini. E li sistemo praticamente lì al 27, va bene? Dove trovate, naturalmente, trovano anche la cucina italiana, insomma, poi è sempre importante, no? Conoscere il console onorario. In genere facciamo un appuntamento con lui,
il quale è sempre molto disponibile, tante volte si sta a chiacchierare anche un'ora, 2 ore, insomma, lui è un uomo d'affari, cioè, però sempre molto cortese, e quindi vi fate un'idea anche di come funziona, diciamo, la piccola comunità di Zanzibar. Ma ritorniamo agli investimenti e alle opportunità. Ecco, dal piccolo sondaggio, perché io vi ho detto state attenti a chi vi affidate? Perché io bene o male ho lavorato per 20 anni nella pubblicità e ho una laurea, un master in marketing management, quindi un'idea di come delle opportunità, no? Di intuire, di vedere i trend, le opportunità che si creano, ce l'ho. Il piano B e il piano C è nato così. Adesso sabato mattina gestisco questa cosa qui ed è nata anche questa grazie, insomma, a questo un po' di esperienza di marketing, no? In un certo senso. Quindi si tratta di vedere le opportunità. Le opportunità ci sono sempre. Purtroppo da noi in Italia, da voi ce ne sono sempre meno. E fare impresa, sinceramente, in questo momento io non ci investirei un centesimo. Il futuro, io l'ho ripetuto già in tanti altri interventi, è qua, è in un paese come Tanzania. Intendiamoci, è dura, soprattutto nel business. No, non esistono passeggiate. Vai in America e ci sono stato io, è durissima. Qualunque posto vai, dipende anche molto da quello che fai, è dura. Però c'è una situazione completamente diversa. Qui c'è la situazione che avevamo noi in Italia negli anni 50 e 60, dove c'è la motivazione di fare, dove non ti rompono tante le scatole, dove puoi lavorare, nessuno appunto ti dice devi fare qui, c'è questa legge, quest'altra legge, che arriva a un certo punto in Italia, sono più soldi che si spendono in consulenti, in perizie, per fare impresa, in normative, in tutte queste palle qui, e non si riesce poi più a lavorare. No, purtroppo il mondo occidentale è in fase calante, si dice in fase calante, si chiama proprio dal punto di vista proprio del marketing, il ciclo di vita si chiama così. Mentre il discorso della Tanzania, io parlo della Tanzania, ma bisogna anche metterci Zanzibar, no? Perché hanno fatto l'unione, sarebbero originariamente 2 nazioni diverse, eh? Poi magari lo vediamo perché, però hanno fatto l'unione, sono praticamente la stessa nazione. Quindi quando dico Tanzania, ma includo sempre anche Zanzibar. Opportunità ancora nell'hospitality, cioè negli hotel, e questi sono investimenti che vanno bene per i medi e grandi imprenditori. Io ho parlato a lungo con Stefano, consulente tanzaniano, e lui mi ha detto: senti Massimo, te tieni presente che non ha importanza dove apri l'albergo. Come apri un albergo in Tanzania grande, strutturato bene, o anche a Zanzibar, i soldi li fai sempre. E lui fa consulente per queste strutture qua. Per invece diciamo piccoli imprenditori, il bed and breakfast o comunque il settore può andare bene, però naturalmente si fa più fatica perché succede la stessa cosa che succede con gli alimentari in Italia, no? Che sono piano piano tutti spariti a vantaggio della grande distribuzione, non c'è niente da fare. Però ci sono comunque altre opportunità anche nel settore della ristorazione, per esempio. Con un po' di attenzione si può sicuramente fare un po' di ricerca di mercato e venire qua e aprire anche un'attività. Le opportunità però migliori, a mio avviso, e anche più semplici per certi aspetti, sono per coloro che desiderano venire qua, e parliamo in questo caso del piano C, e ritirarsi, oppure venire qua e lavorare per un certo periodo con una no profit, cioè lavorare come volontari. Questo è il caso tipico. Adesso vi spiego come funziona. Viene qua, ha comprato una proprietà, poi quando sarà pronto, tra poco faremo tutte le pratiche per la residenza, otterrà lo stesso visto di pensionato come ce l'ho io, e quindi può stare qui tranquillo, uno che ha un minimo di rendita,
Lui, fra l'altro, fa tecnico del computer e si ritorna a quello che dicevo prima: non avrà, se vuole, nessuna possibilità, cioè nessun problema a trovare un posto di lavoro o comunque cominciare a lavorare, perché qui sono molto indietro anche in questo settore qua. Io vi parlo da una zona che si chiama Kigamboni, a sud di Dar es Salaam, nella quale, proprio dove sono io adesso, fino a 3-4 anni fa internet non c'era. Immaginate. È per questo che tante volte no, insomma, la linea insomma, dà un pochino di problemi. Però io ho fatto una mia scelta di vita. Sono l'unico bianco in questo villaggio, mi trovo molto bene. Il costo della vita, se uno sta un attimo, è ridicolo per i nostri costi, per, insomma, i costi che abbiamo noi. E, per esempio, oggi mi sono fatto una passeggiata, sono andato a Dar es Salaam e ci sono questi pulmini, no? Questi pulmini. Io non li ho mai presi fino a poco tempo fa, avevo sempre un driver che mi portava in giro, però spendevo delle cifre, insomma, abbastanza importanti. Io ho detto no, io sono qui, voglio utilizzare il pulmino, no? Il bus circolare, chiamatela come volete, e anche per fare proprio un'esperienza, no? Per capire, poi muovermi, perché deve essere obbligato avere, io non ci sono tanto per queste cose obbligate, no? Voglio essere indipendente. Insomma, tenete presente che per andare da dove abito io, circa 10-12 km al ferry, costa 500 scellini. 500 scellini, Franco, mi aiuti? 1000 scellini sono 40 centesimi, 20 centesimi. Io con 20 centesimi sono andato al ferry. Al ferry con 200 scellini, che sono 40 centesimi, no, 400 centesimi. Insomma, ora scusatemi, abbiate pazienza. Una cifra ridicola comunque. Sono andato dalla parte che non mi ricordo bene quello che costa il ferry. Devi prendere un piccolo traghetto, diciamo sì, una piccola barca, e attraversare il porto, l'ingresso del porto, e andare a Dar es Salaam, che è nella parte nord. Insomma, andare e tornare, io dico poco, ho speso sicuramente meno di un euro. Ecco, ho preso 5, forse 50 centesimi. Ecco, ho comprato quello che dovevo comprare e sono tornato indietro. Quindi alcuni costi, se uno sta attento, veramente non si spende niente. Allora, io mi dicevo che la migliore condizione è quella dei pensionati, soprattutto a Zanzibar, perché mentre non è possibile per i soggetti fisici comprare direttamente proprietà in Tanzania, è possibile comprare una proprietà, voglio dire, un terreno, una casa, un building, a Zanzibar senza nessun tipo di problemi, pagando, devo dire, anche delle tasse ridicole. Quindi, in questo caso, c'è la possibilità di fare dei buoni investimenti, per esempio, anche e soprattutto nei terreni. I prezzi, anche qui, stanno aumentando, anche qui stanno aumentando, proprio dall'altro anno sono già aumentati il 20-30%, però si possono fare degli ottimi investimenti nei terreni. Qui vige la regola per cui quando te compri un terreno, dopo un certo periodo di tempo ci devi costruire sopra qualcosa. Non è detto che debba essere una cosa finita in 6 mesi, però ci devi costruire. Siamo lì e non farci niente, eh? Ve lo dico così, sia in Tanzania che a Zanzibar la stessa cosa. Quindi, mentre è molto più complicato in Tanzania, perché bisogna costituire prima una società con un tanzaniano, dopodiché comprare il terreno, la casa, quello che è, voi capite che diventa un po' complicato. Questo probabilmente uno lo può fare nel corso degli anni se si trova ad avere a che fare con una persona molto sicura, affidabile, diciamo. Però all'inizio io lo sconsiglio assolutamente. E quindi la gran parte diciamo, dell'interesse automaticamente è andata su Zanzibar. Io e i miei clienti li indirizzo, poi spendo un giorno o due a Dar es Salaam, gli faccio vedere un pochino tutta la città
e poi dopo li porta a Zanzibar dove spende almeno 4 giorni. Andiamo in giro per l'isola, gli faccio vedere le proprietà che ho a disposizione, si fanno un pochino un'idea dello stile di vita, del costo della vita. Se hanno dei bambini, si fa il discorso delle scuole. Tenete presente che il console onorario è insomma, sa tutto, perché lui c'ha delle figlie, insomma, che sono tutte a scuola, no? Di varie età, e quindi insomma, è molto ferrato questa cosa, non ci sono problemi. Naturalmente ci sono anche qui, come nel settore della salute, scuole pubbliche e scuole private. Nel settore della salute ci sono piccole cliniche, grandi cliniche private e piccole e grandi cliniche pubbliche. È possibile fare una polizza della salute, costa per la famiglia, insomma, dipende, da 500 ai 1000 dollari. Qui è tutto in dollari, tenete presente, in questo modo si parla sempre di dollari, oppure di scellini tanzaniani. E quindi ci sono delle buone opportunità, in particolare anche perché la procedura per ottenere il visto come residente è molto semplice. Allora, la legge, diciamo, quando uno va in pensione, no? Qui in Tanzania non specifica esattamente l'età. Uno può andare in pensione anche a 50 anni se hai soldi, non ci sono problemi. Però in maniera così indicativa viene considerata l'età di 60 anni. Questo vale per i tanzaniani, ma vale soprattutto per coloro che vengono qua dall'estero. Quindi è abbastanza semplice se uno ha qualche reddito, qualche proprietà, insomma, poi noi abbiamo appunto questo contatto all'interno, siamo in Africa, ricordate sempre, siamo in Africa. All'interno dell'immigrazione, e in 3 giorni, 3 o 4 giorni, riusciamo a ottenere insomma, quello che si deve ottenere, cioè sta cartina con tutta la procedura finita. Tenete presente che se, presente che se vi affidate a un consulente che magari non conoscete, qui anche qui ci sono tanti furbini, ti chiede una cifra similare e poi ti ci vuole 2 o 3 mesi e non sa mai. E stai lì a aspettare, aspettare, aspettare e non sai mai quando arriva questo visto. Noi ho fatto la sperimentazione io per me, l'ho raccomandata a un amico che viene dalle Bahamas, il prossimo mese la farà un altro mio amico svedese, ma è una cosa consolidata che funziona piuttosto bene. Va bene? E questo è per quello che coloro che hanno più di 60 anni, però c'è anche la possibilità, proprio per questa flessibilità della legge, di venire qua anche a 50-55 anni. Basta che uno abbia un reddito a sufficienza, sufficiente per rimanere qua 2 anni, perché il visto dura 2 anni. Quindi il governo tanzaniano, che in certo senso voi siate miliardari oppure siate benestanti, non importa nulla, perché tanto dopo 2 anni deve ripresentare tutta la documentazione. E poi se trucchi, e dopo a un certo punto non hai più soldi e devi ritornare in Italia. Quindi allora il governo, in un certo senso, non ci sta neanche tanto dietro a queste cose qui. Prende per buono quello che si dichiara. E questa è la tipica mentalità anglosassone. Se voi presentate una pratica in America, in Inghilterra, nessuno vi, e voi dichiarate io guadagno, cioè questo, nessuno vi metterà mai in discussione quello che voi dite. Non è come in Italia che ti spuggiano tutto, non credono mai niente, c'è sempre da presentare documenti sopra documenti, perché l'Italia è un paese europeo. Comunque, purtroppo è così. Vabbè, quindi può venire anche a 50-55 anni, l'unica cosa è che c'è da lavorarci un pochino di più e quindi il costo per i consulenti, che non sono soltanto io, ma è un gruppo di 2 persone, con altre persone, ci hanno da lavorare un pochino di più con l'immigrazione, quindi costa un pochino di più, ma si ottiene lo stesso, non ci sono assolutamente problemi. Un'altra cosa molto importante di questo tipo di residenza è che non c'è l'obbligo di residenza, cioè uno la può prendere tranquillamente, stando anche in Italia, può ritornare in Italia, e non c'è l'obbligo di residenza che deve stare qua almeno 6 mesi, come in genere funziona da tutte le parti. Uno può venire qua, se la può fare anche per sicurezza. Io ho un paio di clienti che stanno pensando di fare questa operazione qui. Qualsiasi cosa possa succedere in Italia,
loro si presentano al volo e li devono far partire all'Erdogan, deve far partire perché c'è la residenza qua. Quindi a questo punto è anche come fosse insomma, una sicurezza ulteriore. Perché purtroppo, e io ve lo dico in base al libro che ho scritto di 1042 pagine dedicato al nuovo ordine mondiale, che per gli amici lo do via gratuitamente. Chi è interessato mi manda un messaggio anche più tardi, ora aspettate perché alcuni conosco quasi tutti, però alcuni magari non ho l'indirizzo vostro, lo ricontrollo velocemente, non voglio perdere il filo. Sì, vi conosco quasi tutti perché vedo che siamo tutti in contatto. Vabbè, e io do appunto il link per scaricare la trilogia. Dovete capire, è un lavoro unico al mondo, l'ho fatto solo io. E nel capitolo 9 io spiego che questa situazione di questa pandemia, purtroppo, non è una cosa che è finita. Io l'ho scritto 2 anni fa, queste cose. Anche questa situazione di stallo che abbiamo adesso, un attimino così, parlavamo prima, no? Prima di essere in onda, come si dice, che c'è stata la riunione a Bali, in Indonesia. E hanno praticamente deciso che nei G20, G20 sono i paesi più importanti al mondo, no? Probabilmente la vaccinazione col anticovid sarà un passato obbligatoria. E tenete presente questo, anche qualora poi venisse fuori un'altra pandemia con un altro virus, diciamo un ipotetico virus, perché questo virus non esiste, comunque, diciamo che viene fuori un'altra pandemia. Per fare, cioè, fate magari, insomma, o siete obbligati a fare il secondo virus, vi dicono che dovete fare l'altro virus, l'altro, scusate, vaccino, però dovete fare anche l'altro prima, dovete fare, prima vi chiederanno di fare quello sul Covid e poi dopo fate l'altro, cioè non è che questo lo saltano, perché c'è tutto un discorso anche esoterico dietro, insomma. Quindi state molto attenti perché che vi piaccia o che non vi piaccia, la vaccinazione dovrete farla, da qui al 2025. Si sono dati, hanno detto loro espressamente che le vaccinazioni devono essere completate entro il 2025. Ce l'hanno detto, Bill Gates ce l'ha detto 3 o 4 volte negli interventi che ha fatto. Ecco, quindi state molto. Però si può creare questa situazione per cui siete in difficoltà. Mi fa piacere che stiamo parlando del piano B e piano C, purtroppo ci sono ancora, quanti siamo stasera? 8, ci sono ancora troppe poche persone, erano molte di più naturalmente lo scorso anno, no? Ora c'è stato un nuovo governo, vi hanno dato l'idea che tutto sia finito. E qual è stata la prima cosa che la Meloni ha fatto? Sapete qual è stata? C'è qualcuno che lo sa? Quando è entrata al governo? Ha stanziato non so quanti milioni, mi sembra 45 milioni, una cifra di questo tipo, una cifra enorme comunque, per l'acquisto di nuovi vaccini. Di una pandemia che non si sa nemmeno come si chiama. Cioè ce l'hanno detto come si chiama, ma ufficialmente non è ancora arrivata. Quindi che vaccini ha comprato? Ecco, purtroppo la situazione è ancora complicata. Andremo avanti con alti e bassi, su e giù, così e così, ma la grande cosa della Tanzania qual è? La grande cosa è che qui la pandemia col Covid non c'è mai stata. Grazie, credo, all'intervento deciso del precedente presidente Magufuli, che poi è deceduto, no? A un certo punto. La Tanzania è stato l'unico grande paese al mondo a rimanere fuori dalla pandemia, quindi non c'è stato mai nessun, non c'è stato un giorno di lockdown, non c'è stato nessuna imposizione o restrizione fisica di nessun tipo, tutti potevano andare in giro tranquilli, non c'è stato distanziamento sociale, non c'è stata vaccinazione. A un certo punto il governo, siccome ci sono anche qui molte persone che si devono spostare, no? E molti diplomatici, ha lasciato la libertà
ai tanzaniani e agli stranieri che lo volevano fare di vaccinarsi e qui hanno fatto tutti il Johnson & Johnson, quindi hanno avuto anche la fortuna di fare un vaccino che non richiede richiami. Grande cosa, perché sono i richiami, che come sapete purtroppo tante volte creano problemi ulteriori. Avete per caso domande? Allora, io volevo avere delle indicazioni sui prezzi dei terreni a Zanzibar. Ciao Pascolaschi. Allora, sì, i terreni, allora guarda, ti do terreno, si parla ovviamente di terreno libero, no? Il terreno in cui sopra non c'è niente. Allora, io ho trovato. Aspetta perché ti sento a momenti, ti sento a sillabe. Allora, vediamo, ecco. Ho trovato questo, ho individuato questa zona vicino a quella che si chiama Fumba Town. Ci sono due Fumba Town che sono praticamente due grandi residence dove stanno costruendo circa, mi sembra, in una 3.000 appartamenti, villettine sarebbero, diciamo di lusso, di un certo lusso. E altrettanti in un'altra zona a sud. Una è a sud subito di Stone Town. Ricordate che la cittadina lì non si chiama Zanzibar. Zanzibar è tutto l'arcipelago costituito da 52 isole, grandi e piccole. La cittadina, la capitale, diciamo così, si chiama Stone Town. Quindi dicevo che è a sud di Stone Town, circa 15 km, mentre l'altra è proprio nella punta sud dell'isola di Zanzibar. Allora, io sto parlando di quella vicina a Stone Town, quindi è abbastanza vicina alla città. Lì accanto ho individuato questi terreni che sono sempre a disposizione e, tanto per darvi una cifra, un terreno di 70, 40 per 24. Chiedono intorno ai 10.000 euro. Allora, aspetta un attimo, 40 per 24, dopo mi sono persa. 40 per 24 cosa? Chiedono intorno ai 10.000, scusatemi, dollari. Dovrei riuscire a incontrare questo signore quando vado, fra 2 giorni dovrei essere là. E questa è grosso modo le informazioni che ho in questo momento. Ora però attenzione, ci sono zone invece, soprattutto quando passano dalle agenzie immobiliari, è che ti chiedono 5 volte di più. Quindi devi Certo. stare molto attenta a lavorare con persone in loco. Ed è un lavoro, vi posso assicurare, estenuante, perché queste persone non sono persone cattive, ma sono lente. Lente! Io poi vengo da New York. Sono lente, a qualsiasi cosa sono lente. Io, insomma, bisogna mettere Posso insieme. chiedere una cosa? Prego, prego. Cosa vuol dire 20 per 20, cioè 8, 40 per 24 metri, cosa ti riferisci? Allora, 40 metri per 24, Babaschi. 40 Cioè, metri per 24. tipo poco più di 80 metri quadrati? No, 800. Ah, ok. Sono Ah, ok. 840, no? Mi sembra. Ma invece se uno si vuole comprare una villettina, quelli che dici, cioè più o meno vuol Allora, dire di guarda, grande? in questo caso, Franco, puoi dare dei suggerimenti veloci a Babasti? Te hai comprato una villettina, una bella villettina, dai. Sì, allora, io l'ho trovata tramite un'agenzia qui del posto, che si chiama la Maier CO. E, ce ne sono diverse agenzie, però nel mio caso è una casa che sarà circa 200 metri quadri, con un buon bel giardino, tutto recintato. Ho speso sui 65 mila dollari. Era una casa unfinished, cioè non finita, ma mancava solo poca roba. Ci avrò speso sopra altri 5 mila dollari, fatta grande. E,
volendo si trova, insomma, su questo prezzo qui si trova. giardino? Sì, con un bel giardino recintato con un muro bello alto, quindi la privacy c'è. E ne avevo trovato un'altra sempre su questa agenzia in località Kiwenga, che diciamo guarda l'oceano indiano, verso nord. E molto bella, vicino al mare questa, e già arredata e tutto, sempre sui 180 metri quadri con giardino, ti davano le chiavi, tu potevi andare dentro e già viverci. Questa volevano 85 mila dollari, però era già, cioè, a posto, finita. Quindi volendo si trova a questi prezzi qui, sì. Io dove risiedo ora non sono vicino al mare, ce l'avrò a 2 chilometri e mezzo, ma è stata una mia scelta, nel senso che non voglio stare vicino al mare, preferisco stare un po' all'interno e non molto lontano da Stone Town, dove ci sono, diciamo, la maggior parte dei servizi che uno può aver bisogno, insomma, ecco. Stare isolato vicino al mare, beh, può essere pericoloso, cioè, no, No, ti spiego perché. Allora, a me piace dove ci sia terra e non sabbia. E poi io mi sono informato un po' quando c'è stato lo tsunami, quando è stato nel 2004, adesso non mi ricordo. E qualcosa è arrivato, quindi siccome non sono proprio un grande amante del mare, ho detto, beh, guarda, quando voglio andare al mare prendo la bicicletta e ci vado, non è che mi cambia qualcosa. sarà pianeggiante da quello che ricordo Zanzibar, non è che sia stato passato, cioè Sì, è pianeggiante, però io mi sono informato e le coste, soprattutto della parte che guardano l'Oceano Indiano, sono state interessate, non dico quasi tutte, ma una buona parte sì. La parte centrale no. Quindi, grazie. ecco. Allora, per dare, grazie Franco, per dare un ulteriore, insomma, diciamo così, contributo, proprio lì vicino a Franco c'è un'altra casa che è in vendita. La sto trattando adesso per un amico che è venuto a trovarmi e costa molto molto meno rispetto a quella che ha poi comprato Franco. Naturalmente non è allo stesso livello, quindi c'è da farci un po' di lavori, però si trovano, non è che... Guardate, vi spiego in due parole, se volete, no? Il problema principale. Quando si compra una casa di quel tipo lì, in linea di massima, e si deve magari un po' ristrutturare, in linea di massima sono un pochino tutte da ristrutturare, quelle case lì. In linea di massima loro sono quasi tutti musulmani e si fanno la casa sullo stile musulmano, quindi hanno una cucina musulmana. Hanno i soffitti molto alti, tante volte usano le porte di ferro, non hanno il bidet, non hanno la seduta, hanno il bagno turco, queste cose qui. Quindi cosa succede? Quando si compra e si deve poi ristrutturare una casa così, bisogna decidere se si fa una ristrutturazione fatta, diciamo, stile italiano per noi, che naturalmente ha un certo costo. Oppure si fa una sistemazione alla buona in maniera tale che si sta coi costi molto più contenuti, in maniera tale che se un domani si vuole magari rivendere, si rivende con più facilità. Non so se mi sono spiegato. La problematica principale che dobbiamo affrontare quando si compra adesso, anche in questo caso qui di questo amico, che deve poi insomma, comprare, ristrutturare. Questa proprietà qui sarà quella. Quindi questa uno fa una scelta in base anche ai soldi che ha e decide se si vuole fare una bella villettina per conto proprio e tenerla, magari starci di 10-15 anni e poi vedremo, oppure se vuole fare una cosa un pochino più in economia. Ascolta Franco, volevo chiederti una cosa perché anch'io sono più per la natura, per il verde, per la terra. Io ho un grosso problema, nel senso che ho una cavalla da 18 anni che mi rifiuto di abbandonare qua. Ho qualche possibilità di tenerla lì? Una cavalla, cioè Un cavallo.
Ah, un cavallo. Ma secondo me il problema non è tanto tenerlo qua, il problema è come lo porti. Con un cargo. Con un cargo. Allora ti dico subito, io ho fatto un container della mia roba, un container da 20 piedi per portare i miei effetti personali, non ho portato mobili o cose di questo tipo, effetti personali. E ho speso sui 6.000 dollari di un 20 piedi. E ci mette 40 giorni, 45 giorni. Lo Cosa sto sono ancora 20 aspettando. piedi? 20 piedi, fa conto, saranno tipo 2 metri e mezzo per 6 metri circa. Un piede sono 35 centimetri, quindi. Queste sono più o meno le dimensioni, ma comunque cioè, ha un costo e secondo me aumenterà anche. Devi vedere tu, cioè, devi vedere tu. Per tenerlo non penso ci siano problemi, cioè, sicuramente lo puoi tenere, qual è il problema di tenerlo? Ok, ma trovo una casa con terreno sufficiente per poterla tenere. Io parlo Beh, di. guarda, nel mio caso, se qui avessi un cavallo ci starebbe da Dio, cioè, non vedo quale sia il problema. Sì, cioè, non ci sono dubbi. No, non ci sono problemi, Elena. Qui ci sono molte fattorie con cavalli. Basta avere i soldi per comprarli, non ti preoccupare. Non è solo. Il problema è trasportarlo. Devi Lo affidarti so. a un'azienda specializzata, evidentemente, che si occupa di Ittica e Sì, specializzata in queste cose. ci sono dei cargo che partono, mi pare, dal Belgio, dall'Olanda addirittura, o dalla Sì. Germania, e fanno questo, fanno solo questo, hanno dei cargo che sono organizzati internamente per fare questo. Comunque Sì, mi ma. informo, ti prego, Fran. Sì, ma cioè, è solo una questione economica, tutto là, non Sì, vedo sono. altri problemi. Sì. Non credo ci sia problemi per il cavallo, assolutamente, no. E poi il container, tu hai detto che hai portato solamente i tuoi effetti. Io dovrò vuotare casa e vendere casa, chiaramente. Guarda, ti dico, mi hanno chiesto perché ho preso un container così grande. Il container più piccolo è quello da 20, da 10 piedi, ma raramente si usa. Effettivamente io l'ho riempito meno della metà. Ecco, quindi. Ok, qualche mobile mi porterò dietro, insomma, quello. Ti conviene portarti qui tutto quello che ci sta dentro il container, il possibile, perché se tu qui devi comprarti elettrodomestici oppure anche mobili, eccetera, la cosa qua, cioè queste cose costano perché vengono importate e se tu le vuoi che te le costruiscono devi aspettare un sacco di tempo. Quindi tutto quello che puoi caricare, carica. Ok. Va bene. Grazie. Ciao Erika. Allora, Ciao. ci sono altre domande? Io ne avrei un bel po', però forse. Ecco, allora ti alleni un attimo, ti alleni lì e dammi proprio 5 minuti così spiego un attimino come sono organizzato io, no? Così fate anche un'idea, insomma, di come funziona. Allora, io offro per chi mi segue quello che ho chiamato il prospetto informativo per il piano B e il piano C gratuitamente, costerebbero 33 euro l'uno. Che raccolgono praticamente sono i documenti che io ho messo insieme, no? In cui metto tutte le informazioni necessarie per darvi un'idea di quello che dovete fare quando venite. E quello lo do gratuitamente. Quindi, poi chi è interessato, naturalmente, glielo mando. All'interno, io suggerisco in pratica di procedere, se il soggetto è interessato, con un'intervista che si chiama consulenza personalizzata, perché io ho bisogno di personalizzare, no? Questa cosa qui, ognuno ha esigenze diverse, alcune cose si possono dire così in maniera generica, però poi. E per quelle naturalmente chiedo una certa cifra. Se poi va diciamo, l'intervista va bene, siamo d'accordo su tutto, eccetera,
definiamo quella che si chiama la vacanza, la settimana investigativa. Cioè, ci mettiamo d'accordo su una vacanza, tenete presente che io sono piuttosto occupato, quindi ciò mi sembra 2 settimane o una a febbraio e 2 settimane a marzo. Poi c'ho dei sospesi. Quindi raccomando a tutti di venire almeno una volta prima, perché non si può andare in giro per il mondo se così a caso. Bisogna prima andare, informarsi per bene. Poi dopo si ritorna in Italia, si prepara tutto e poi ci si sposta. C'ho la linea un po' ballerina, scusatemi. Ecco, quindi poi si definisce data, a quel punto vi do una mano naturalmente per fare il biglietto, le prenotazioni per gli alberghi. In linea di massima rimanete 2 giorni qui nella mia zona, in un resort qui vicino. Dopodiché vi porto in giro a vedere Dar es Salaam. Il terzo giorno si prende il ferry e si va a Zanzibar. A Zanzibar si rimane 4 giorni, facciamo tutto il giro dell'isola, facciamo l'incontro col console, insomma cerchiamo di capire un pochino meglio, no? Esattamente quello che volete fare, e dopodiché rientrate in Italia. Non ci sentiamo più. Massimo, prova a uscire e rientrare. Sentite? Sì. Allora, scusatemi, hai visto Franco? Che ti dicevo, ecco, nella semplicità cerchiamo di fare le cose in maniera professionale, no? Questo è purtroppo, io ricordo spesso che quando mi sono spostato poi definitivamente in America nel 99, io sono andato in America nel 95, nel 96, nel 97, nel 98, ci sono andato almeno 2 volte all'anno, fate il conto voi di quello che ho speso, però sono andato là e avevo già tutto pronto in un certo senso. Bisogna insomma essere un attimino, investire, avere un piccolo budget, non occorre un grande budget, ma un piccolo budget per investire in questo caso nel progetto, perché si parla di un progetto di marketing in un certo senso. Allora, visto C, il piano C prevede anche la possibilità per i volontari. Mi sono messo d'accordo con 2 organizzazioni no profit e chi vuol venire fa una piccola donazione e dopodiché è molto semplice, fa il contratto con queste aziende, però non c'è da lavorare molto, ve lo dico subito, è ideale questa soluzione per coloro che fanno un lavoro in remoto al computer, perché l'impegno con la no profit è veramente ridicolo. Ma non è ridicolo perché vi tengono lì a non fare niente, è ridicolo perché ovviamente una no profit lavora sui progetti e i progetti costano, siccome non hanno grandi soldi i progetti, se non ne fate uno al mese. Sono d'accordo con una no profit che fa un po' di pulizia, rimuove la plastica dalle spiagge, rifiuti, una cosa di questo tipo, per esempio, qui sempre tutte e 2 in Tanzania, qui da me. E poi sono d'accordo con un'altra che è invece nel settore sportivo, è una squadra di pallavolo. Quindi a seconda delle caratteristiche del candidato, della candidata, diciamo così, si indirizza l'una o si indirizza l'altra. L'età prevista dalla legge è da 18 ai 55 anni. Ecco, mi sembra di avervi già detto moltissimo. Avete delle domande per caso? Sì, prego. Non so se c'è scritto sul tuo sito, ma indicativamente per la settimana investigativa cosa si può pensare come spendere?
Allora, io chiedo in questo momento 500 dollari e per la consulenza 144. La consulenza, questa è una consulenza, una o più chiacchierate, diciamo, no, quando diciamo, si inizia a lavorare, che fate il primo versamento di 144 dollari, si preferisco dollari in questo momento. Poi non c'è limite, cioè non lavoro ad ore, no? Si lavora a progetto. Quindi se sono necessarie due chiacchierate per definire tutto, ne facciamo due, se sono necessarie cinque, se ne fa cinque. Significativamente per l'albergo, che tu che sai i prezzi, perché io non ho idea. Sì, allora l'albergo variano a seconda della stagione. L'accordo che ho con l'albergo del console onorario a Zanzibar, per esempio, in questa stagione costa, avete circa il 20% di sconto, costa a 50 dollari a notte, naturalmente, sia singola che coppia allo stesso prezzo, qui a Zanzibar. Mentre qui al resort sul mare, quando venite qua, vi sistemo 2 giorni qui in un resort vicino a me. In questo momento qui, sempre colazione inclusa, costa 52 dollari a notte. Poi c'è un altro posto dove qualche volta, lo scorso anno ci sono andato tante volte, che è un bed and breakfast nuovo, molto vicino al porticciolo, che si chiama Shoki Shoki, che in questo momento, per esempio, costa 65, e la Deluxe, che sarebbe quella più grande, costa 75. Tenete presente che qui c'è la stagionalità, ora siamo in bassa stagione, media stagione, diciamo così, i prezzi sono abbastanza bassi. Durante l'alta stagione, che è dicembre e agosto, i prezzi vanno un pochino più su. Altre domande? Io volevo chiedere se c'è la possibilità, io sono pensionata, se c'è la possibilità di fare volontariato con i bambini nelle scuole, negli asili. Tanto per impegnare un po' il tempo. Perdonami, ripeti la prima parte che non lo sento. E volevo No, no, scusa, chiedere Renata, se non ho c'è sentito la la prima parte. possibilità. Sì, io sono pensionata. Volevo chiedere se c'è la possibilità di fare volontariato Sì. o con i bambini o nelle scuole, però bisogna conoscere Sì. l'inglese, immagino. Sì, un pochino di inglese, sì, perché nelle scuole parlano inglese sin dall'asilo, giustamente. Quindi bisogna parlare un po' inglese. Però a Zanzibar, per esempio, a Zanzibar c'è un'associazione gestita da un paio di signore italiane, anche quelle. E lì i bambini, cioè lì, siccome sono italiane, magari può andare lì, ecco, se viene a Zanzibar. Si può mettere d'accordo con loro? Sì, ho capito, grazie. Prego. Pavasti, avevi le domande o sbaglio? Sì, allora no, io Prego. volevo capire, cioè, da un punto di vista culturale, mi dicevi che la maggioranza sono musulmani. Cioè, per le donne c'è qualche problema o sono aperte? Cioè, voglio dire, non è che uno deve andare in giro vestito. Cioè intabarrato col capo coperto, queste cose qua, perché io sono stata proprio da classica turista al Kiwenga lì a Zanzibar, quindi proprio vissuto, fatto villaggio, quindi non ho visto la vera. Mi ricordo che quando siamo quella l'unica volta che sono uscita, ho visto che c'era, cioè non c'erano le strade, era completamente, cioè c'era la terra, non c'era neanche, non ci sono le strade e c'è molta povertà. Sì. Appena esci dai villaggi, insomma, sono tutte capanne, sono Sì, molto sì, sì, poveri. sì, 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 sì. Ecco. Sì.
Quindi mi Allora. viene così, cioè diciamo che quando c'è molta povertà magari c'è anche un po' più di delinquenza, anche se leggevo che No, invece c'è no, molto più no, povertà. no, 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 assolutamente no. Devi considerare che la comunità musulmana non è assolutamente perfetta, perché anche loro hanno i loro bei difetti, però almeno non ti rubano, cioè lo sapete, no? Come succede? Non ti rubano, in linea di massima non sono molto. Allora, fammi fare un discorso generale. Dal punto di vista culturale, il tanzaniano non è il classico africano, no, assolutamente no. L'africano che si può trovare in Senegal, che si può trovare in tante zone, il centro Africa, diciamo. È un misto, si sono, diciamo, uniti. Nel corso degli anni Sente malissimo. è venuta fuori nel corso degli anni questa razza, che è una razza abbastanza pacifica, tranquilla, che non ti dà fastidio. E bisogna stare attenti, certamente, soprattutto in certe zone, come è una grande città, Dar es Salaam, bisogna stare molto attenti. Però, sinceramente, io mi sento più sicuro qua di quello che mi sentirei in Italia, o di quello per girare la notte, per esempio, o di quello che mi potrò sentire a New York, ma non c'è assolutamente paragone. Però, come sempre, bisogna essere attenti, non andare in giro facendo vedere oro, facendo vedere il telefono nuovo, tutte queste cose qui bisogna evitarle, un po' di buonsenso. A Zanzibar la situazione per certi aspetti è ancora migliore, perché come dicevo, essendo musulmani, rarissimamente un musulmano ti ruba. A me mamma mi sono scordato per esempio 2 volte il telefono qui a Zanzibar, non a Zanzibar, in Tanzania, prendendo il ferry, mi sono alzato, mi sono scordato il telefono 2 volte e me l'hanno riportato tutte e 2 le volte. Quindi, insomma, certo punto. Sapete che in Italia ti distrai un attimo e il telefono sparisce? No, Sparisce. è sui vantaggi, sono vantaggi da questo tipo di religione, sicuramente. No, si vive in maniera molto più tranquilla, molto più pacifica. La grande qualità. Guardate, qui ci sono due o tre cose che sono fondamentali. Il clima, che è una cosa eccezionale. Io vivo tutto l'anno in mutande. Ora, tengo le mutande, va bene, però per dire. E ora era qui, c'è estate, è un pochino, l'umidità è un pochino, insomma, andata su, e quindi anche oggi sono andato a fare una bella passeggiata, ma era caldo, va bene, e va bene. Però il clima, grosso modo, è sempre da 28, 30, è sempre ventilato, c'è sempre questa brezza fresca dalla mattina alla sera tutto il giorno, soprattutto nella zona in cui sono io. Zanzibar è un pochino più umida, essendo una zona, un'isola, ma grosso modo è sempre la stessa cosa. Quindi abbiamo detto clima. Poi, la seconda cosa ti direi quasi la libertà, perché qua non ti rompe le scatole nessuno. Qui fai la mattina e la sera, fai quello che vuoi con i ritmi che hanno loro, che ti rilassano anche, perché loro sono tutta rilento. E quindi per noi che siamo abituati a correre, 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 vieni qua e sembra che sia un film a rallentatore, no? E quindi questo ti dà una grande tranquillità, quindi dal punto di vista dello stile di vita è sicuramente una cosa piacevole. Poi vediamo un pochino la natura. Un'altra cosa molto importante è la natura, perché qui c'è Kilimangiaro, che è una cosa unica al mondo, come habitat, anche agroalimentare, come si dice. Poi ci sono le spiagge più belle del mondo, ci sono i safari. Sapete che la Tanzania è la destinazione numero uno al mondo per i safari, c'hanno queste riserve veramente incredibili, verde da tutte le parti, non piove nemmeno tanto. Io non so come fa a esserci tutto questo verde qui. L'unica pecca, se proprio ci si vuole trovare una pecca, qual è? È che purtroppo c'è molta sporcizia in giro.
non sono attenti a usare, avete capito? Cioè, bevevano e buttano la bottiglia di plastica in terra, fanno delle cose così che effettivamente sono piuttosto antipatiche e non vanno bene. Ecco. Però poi altre cose negative da dire, io fino adesso sinceramente non ne ho viste. Sapete, la natura umana, grosso modo, non ha importanza dove vai, è sempre quella, no? Ci sono sempre cose positive e cose negative. Io non posso, sinceramente non posso dire niente di negativo di questo paese qua. Altre domande? Volevo sapere, da un punto di vista delle imposizioni fiscali, su un pensionato, cioè non è come il Portogallo che ha il 10% per 10 anni di imposizione fiscale sulla pensione. No, allora qui funziona così. In teoria dovresti dichiarare che te percepisci una pensione e pagare una piccola tassa su quella pensione lì. Però io ho trovato l'alternativa per non farlo, quindi non lo faccio. E quando magari si fa la compensazione vi spiego come fare. Siamo in Africa, ricordatevi sempre. Paghi una fee. Come? Dico, paghi una fee anche lì. No, non paghi niente. Paghi nulla. Ho trovato una soluzione, nel senso che non si paga niente. Però ora non la posso dire qui, via, va bene. Perché anch'io percepisco la pensione, no? E mica pago le tasse. Non faccio neanche la dichiarazione dei redditi. Chi la percepisco dall'America. No? Quindi parlo di sì, cosa. Però se uno invece dall'Italia lo devi pagare, cioè se devi prendere residenza, tu non la paghi più. No, è la ecco, stessa a proposito, è la stessa cosa. A proposito di residenza, no? Prima dicevi che è appunto abbastanza facile prenderla, puoi anche prenderla senza stare classici 6 mesi lì, però cioè, se la prendi lì non ce l'hai più in Italia, giusto? Cioè, no, la residenza no, te puoi mantenere, la doppia residenza, sicuramente. Poi, certo, te puoi stare almeno per i primi 2 anni con la doppia residenza. Poi cosa succede? Siccome quando poi stai qui ti devi iscrivere all'AIRE per legge, allora a quel punto mantieni il domicilio in Italia, lo puoi fare. Io ho il domicilio della mia mamma da 30 anni quasi, no? Quando sono via dall'Italia. E però sono stato residente a New York e ora sono residente qua. Vedo. Domicilio puoi mantenere. Il domicilio non è dove vivi. Cioè, dove vivi? No, cioè, invece, no. La residenza è dove vivi. Il domicilio è come se fosse, come nel caso che ti ho detto io, no? Io sono stato tanti anni italiano, ho stato tanti anni in Italia, avevo bisogno di un domicilio e ho mantenuto il domicilio da mia mamma, una cosa legalissima. Però sono iscritta all'AIRE, siccome sono fuori da tanti anni, sono iscritta all'AIRE ancora di New York, sono preso un po' di tempo. E poi, ora poi quando la pratica di Franco sarà pronta per la residenza, anche io andremo insieme e faremo l'iscrizione all'estero, l'iscrizione dell'AIRE qui. Però cosa volevo dire? La residenza te la trasferisci nel momento in cui vivi qui stabilmente. Finché fai su e giù o non sei sicura di vivere qui, la mantieni in Italia. Non c'è nessuna legge che ti obbliga di spostarla immediatamente. Ok. Ascolta Max, io dovrei andare in pensione fra 3 anni, quindi non sono ancora in età pensionabile. Mi faccio l'impiegata, mi licenzierei, però sono un'operatrice Shiatsu, un'operatrice di riflessologia facciale e kinesiologia. Ci sarebbero delle opportunità lavorative lì in questo senso? Sì, se sei una specializzata in quello che hai detto che fai, soprattutto esperienza, sicuramente sì. L'unica cosa che ti dico, evidentemente, è quella che non ti puoi aspettare di guadagnare quello che guadagni in Italia. È evidente, certo. No? Ecco, però guadagnerai sempre per mantenere un certo stile di vita, quello che stai facendo in Italia, questo sì. L'unica cosa, per questi aspetti dovete avere una certa flessibilità, perché può darsi che vi piaccia Zanzibar
e trovate però il lavoro in Tanzania o viceversa. Quindi bisogna che veniate qua, io suggerisco sempre di venire qui per almeno 3 mesi, fate la vostra ricerca di mercato per bene, forse anche 1 mese è più che sufficiente, se ci lavorate bene, no? Se ci si riesce a lavorare bene. E dopodiché decidete in relazione al lavoro, perché il lavoro per chi vuole lavorare ha la priorità naturalmente, no? Certo, sì, io avrei una piccola rendita e poi un lavoro, non so, pensavo presso gli alberghi, presso delle strutture. No, certamente ce ne sono tante anche di cose italiane, se sei, come dicevo, se hai esperienza, sei una cosa professionale, eccetera, dà anche valore alla struttura, no? Offrire una cosa, un servizio del genere. Ok. Grazie. Prego. Per la residenza non c'è problema, Elena, capito, no? Puoi venire in qualsiasi momento perché hai più di 60 anni, no? Quindi c'è problema, assolutamente. Sì, giusto? Sì, sì, ne ho 64, sì, sì. Ecco. Cosa volevo dirti? Io volevo chiederti una cosa. No, te la chiederò in privato. Ok. Perché io sono 4 anni che non vedo mia figlia, perché lei vive negli Stati Uniti, lei è bloccata là, io sono bloccata qua e non so come sbloccare la situazione. Io, chi è interessato, mi ha mandato un messaggio, vediamo un po', Elena, siamo già stati in contatto noi, Elena? No. No. Ecco, allora guarda, ti mando un messaggio io, ti saluto, dico ciao, così dopo mi puoi rispondere. Ora c'è, ora okay. Ho memorizzato, ti mando i prospetti, ti mando il prospetto del piano C, va bene? Così te lo leggi. Perfetto. Per bene, okay. Va bene. Allora io facciamo una piccola parentesi, io mi occupo anche di consulenza oro, scrivendo il libro appunto poi dopo mi sono deciso di dedicarmi anche alla consulenza, non ci sono... Ovviamente ci sono consulenti di oro in Italia, perché ci sono tanti consulenti finanziari, ma la figura professionale del consulente oro praticamente non esiste. E quindi mi sono inventato un po' questa cosa qui. E sul mio sito ammenteaperta.net, per chi è interessato, potete leggere un piccolo report che io ho scritto sulla storia dell'oro. È un momento molto particolare adesso che stiamo vivendo e che naturalmente include tutto, no? Include la salute, include la moneta, include la finanza, l'economia, eccetera. E tenere tutti i soldi in banca in vista del grande reset non è una cosa molto intelligente da fare. Allora, quello che si suggerisce in linea di massima è di diversificare gli investimenti. Mio suggerimento personalissimo, se avete Bitcoin, se avete criptovalute, vendete subito tutto, perché col grande reset spariranno tutte queste cose qui. O vi daranno un token, che non sapete nemmeno, forse ci potete nemmeno forse comprare oro, oppure spariranno tutto. Quindi il mio suggerimento, purtroppo, io sono più di 2 anni che dico queste cose, avete visto, c'è stato già il crollo lo scorso anno del Bitcoin e sta ancora perdendo. Una delle più grosse aziende di cripto 3 mesi fa, ne ho parlato anch'io più volte, è andata fuori business. Tutti gli investitori hanno perso tutto. Quindi state molto attenti. L'unico investimento che vi dà la garanzia che rimarrà sempre lì è quello sull'oro e sui metalli preziosi. Anche Franco ha fatto l'investimento con l'azienda, in questo caso con la quale lavoro io. La consulenza sull'oro è gratuita. Sul mio canale YouTube Massimo Michele Guerrieri trovate molte interviste che io ho fatto già precedentemente sul piano B e piano C e sulla consulenza oro. Quindi se magari qualcuno non c'è niente da fare e si vuole vedere anche un paio di video, trova, credo, delle cose interessanti. Ma soprattutto la lettura del report è fondamentale, perché io l'ho messo insieme per i neofiti che non hanno nemmeno la possibilità di leggere un libro, molti libri sono in inglese, insomma io mi sono guardato intorno. No, se uno vuole
studiare come comprare l'oro, non c'è nessun libro, che praticamente nessun video, niente in italiano, che spiega, diciamo, dalla A alla Z. Questo ho cercato di farlo io, ci sono lì proprio molte risposte alle domande che avete. Oltre a quello, ho messo insieme due integrazioni che ho chiamato integrazioni 1 e 2, che sono comunque fondamentali decidere dove e come comprare. Poi dovete comprate dove volete. Io mi appoggio a un'azienda tedesca che si configura come fondo fiduciario, che a mio avviso è quella che mi dà maggiori garanzie, e sono contento così, però siete liberi ovviamente di fare la scelta che volete. Dalla prossima settimana finalmente c'ho il contratto davanti a me. Abbiamo chiuso un accordo con una raffineria di Valenza Po, e possiamo indirizzarvi, se volete comprare oro sfuso, presso la raffineria, e comprate oro sfuso lì. Io spiego nel report perché suggerisco di non comprare più di 10.000 euro di oro sfuso, però se uno gli piace l'oro sfuso e c'ha soldi, lo compri pure. Il prezzo dell'oro sta aumentando, è già oltre 61, purtroppo io l'ho detto, l'ho ripetuto, l'ho detto, 2-3 settimane fa era 52, era il momento ideale per comprare, alcuni hanno comprato, ma naturalmente gli altri non erano pronti, non hanno comprato. Il prezzo, probabilmente molti esperti americani, io l'ho detto 2 anni fa, molti esperti americani adesso dicono che andrà oltre 70.000 dollari al chilo. Quindi è un investimento, lo sapete, nel medio e lungo periodo, quello dell'oro. Non è che uno compra oro oggi e si aspetta un mese di avere gli interessi del 3-5%. State attenti agli imbrogli, perché ce ne sono tanti di imbrogli nel settore, dove ti dicono che te compri l'oro, ti danno interessi mensili, ma non esistono gli interessi mensili sull'oro. Evidentemente i soldi, la raccolta dei soldi che fanno, vanno in borsa, dove naturalmente si possono permettere di pagarti un sacco di soldi, di interessi, ma non sono nemmeno aziende che investono in oro. Sull'oro non ti daranno, un'azienda seria non ti darà mai interessi. Via, è un discorso che se la si affronterà, e l'affronto il sabato alle 9. Chi mi vuol seguire mi può seguire sul canale di Telegram, e chi è interessato mi può seguire il link. Comunque io consulenza oro la trovate tutti, vedete il link, eccetera, vi potete iscrivere al canale, le solite cose. E ecco, mi fermo qui, ho fatto una parentesi comunque credo molto importante, così sapete anche che mi occupo di quest'altra cosa. Ci sono altre domande? Sì, a proposito dell'oro, una volta che si compra l'oro, cosa si fa? Si tiene in casa? Uno se lo tiene in casa propria, oppure lo mette in banca in un cavò? Allora, sì, dunque il mio suggerimento in questo momento, diciamo, per piccoli quantitativi, no? Come dicevo prima, uno bisognerebbe che lo tenesse nascosto bene bene, no? Non diciamo in casa o dove, però per piccoli quantitativi il rischio è relativo. Tenete presente che purtroppo in Italia quando poi ti entrano in casa ti sfasciano tutto, e quindi c'hai il danno che ti fregano loro e ti sfasciano tutta la casa. Io non suggerisco assolutamente questa soluzione in questo particolare momento. Chi invece, però si può fare, ecco, si può fare, non è un problema. Chi invece deve investire, fare un investimento di oltre 25.000 euro, allora io suggerisco il deposito presso il cavò di Auvesta, questa azienda tedesca con la quale lavoro ormai da diversi anni, che è quella che mi dà la garanzia diciamo maggiore dal punto di vista della sicurezza, perché come dicevo è configurata come si chiama, termine inglese, come trust, come fondo fiduciario. Quindi quando si mette un bene all'interno di un trust nessuno lo può toccare. E poi io appunto negli allegati, sia nel report che negli allegati,
spiego esattamente tutti i dettagli di come funziona questa cosa. State attenti, tutti i soldi in banca, non poi i soldi, lo sapete, c'è il copyright sui soldi, non sono nostri, sono guadagnati, si possono usare, ma i soldi sono della banca, li può riprendere in qualsiasi momento. C'è un amico che si trova nelle Filippine in questo momento, che utilizza un'azienda inglese che si chiama Wise, e lui voleva aprire un conto con Avesta, non sa bene nemmeno lui quello che è successo. Ha fatto dei trasferimenti, ha cercato di fare dei bonifici, i bonifici insomma arrivati, non ha potuto aprire il conto e adesso non è ancora riuscito a capire come mai cioè, è in grosse difficoltà. Poi si trova all'estero, probabilmente non c'è tanti soldi. Quindi state molto attenti a tutti questi wallet, tutta questa terminologia, state molto attenti, dobbiamo essere molto concreti tante volte nella vita. Questo momento nel quale purtroppo i mercati sono, si dice, ad alto indice di volatilità. Può succedere di tutto in qualsiasi momento. Quindi i soldi si accettano perché c'è scritto sopra 100 euro, 100 dollari, benissimo. Però il valore intrinseco non esiste, è valore nominale, si chiamano soldi fiat. L'oro, quando prendi 100 dollari d'oro, sarà sempre oro. Già. Questo è un processo che si chiama di transustanziazione dei soldi in oro. È un processo magico, eh? È un processo di magia. Io lo spiego in parte, lo spiego nella trilogia e poi lo riprendo anche un po' ecco, perché a Wall Street sono dei maghi, eh? Loro hanno creato tutto questo sistema finanziario a credito, creando soldi, stampandoli. Più magia di questa. Il costo del dollaro. Il costo della moneta non costa nulla, un biglietto di carta mi sembra costi 20-25 centesimi e c'è scritto per 100 dollari. Più magia di questa. Pensateci un attimo. Altre domande? Allora, abbiamo fatto quasi un'ora e un quarto. Se non ci sono altre domande, direi di chiudere qui stasera. E insomma, se non ci sono altre domande, io sono a disposizione. Cioè, non cercate di programmare anche la vacanza, se non mezza pensione, di venire. Non me lo dite per cortesia all'ultimo momento, come mi è successo anche recentemente con un paio di amici che sono trovato un attimo in difficoltà, entrambi hanno dovuto cambiare i voli. Insomma, è stata una cosa fatta un po'. Cerchiamo di programmarle almeno un paio di mesi prima, queste cose qui. Ho bisogno di un attimo, no? Va bene? Allora, Scusa, la stagione ideale? prego. Allora, la stagione ideale per quello che riguarda me e mia esperienza è da maggio a settembre. Però, guarda, ti posso dire il mese un po' più brutto. Il mese un po' più brutto è gennaio, questo qui. Per la mia esperienza, però varia molto anche un attimino. Se no, perché piove un po' di più e un po' più umido, però non è una bella stagione lo stesso, cioè non è che... Ok, Prego. Altre domande? Va bene, allora se non ci sono altre domande io vi do l'appuntamento per chi è interessato sabato alle 9 con la consulenza oro. E naturalmente appuntamento alla prossima settimana, alla stessa ora, per parlare ancora del piano B e piano C. Va bene? Allora io auguro la buonanotte a tutti. Grazie. Ciao. Grazie Max, Grazie. buonanotte. Ciao, ciao, ciao. Grazie.